Sarò successo tutti un po' più indietro, figli, che siamo un po' più indietro tutti insieme, per favore. No. Va bene? Ok. Sì, infatti. Facciamo l'iniezione. Fatto? Sì, sì. Facciamo Giorgia. Facciamo l'iniezione. Onorevole, ma scusate, non mi dà da no, no, andate un po' più indietro. Un passo indietro che ci sta. Non entrate nel palco. Sì, dietro. No, ma abbassa la camera così. Se volete. Abbassiamo il microfono. Dammi, lo leggo io. Siamo. Onorevole, lei è soprattutto contro i tempi con cui viene approvata questa manovra e questo, diciamo, il punto. Questa manovra è scandalosa sia sul piano del metodo che sul piano del merito. Sul piano del metodo hanno fatto un governo dicendoci che era la democrazia parlamentare, che il Parlamento è sovrano e poi al Parlamento non viene consentito neanche di discutere la legge di bilancio. Nel merito questa è una dichiarazione di guerra verso chi lavora e chi produce, verso quello che rimane del ceto medio, verso le famiglie, verso gli imprenditori, e quindi noi la contrastiamo con tutti gli strumenti di cui disponiamo. Fratelli d'Italia non ha avuto un intento ostruzionistico, abbiamo presentato la metà degli emendamenti del PD, proposte di buonsenso che in molti casi non sono state neanche lette. È un modo scandaloso di procedere che purtroppo gli italiani pagheranno con l'aumento delle tasse, degli interessi sul debito, con l'aumento della spesa pubblica e con una serie di provvedimenti che sono diametralmente opposti a quello di cui c'era bisogno. Non c'era il rischio, secondo lei, dell'esercizio provvisorio? Per questo magari i tempi sono stati un po' più stretti? No, guardi, i tempi sono stati lunghi perché la maggioranza non riesce a mettersi d'accordo. I tempi sono stati lunghi perché siccome noi abbiamo un governo fatto di gente che è tenuta insieme solo dal collante della poltrona e non ha una visione comune su nulla, loro non riuscivano neanche loro a trovare le soluzioni ai loro problemi. Ne riprova il fatto che il Partito Democratico ha presentato il doppio degli emendamenti che ha presentato Fratelli d'Italia, per cui è stata una questione tutta interna alla maggioranza che ha portato il Parlamento e le opposizioni a non poter discutere, e questo è oggettivamente scandaloso, ripeto, intanto perché ne esce fuori una manovra che è pessima, ridicola, tutta tasse, manette, presunta lotta all'evasione fiscale che in realtà è caccia al gettito, aumento del debito, degli interessi, cioè una cosa disastrosa, e poi perché obiettivamente anche quando uno con buon senso cerca di dare una mano non gli viene consentito neanche di parlare. Ecco, ritenete che imploderà da sola questa maggioranza, non riescono a mettersi d'accordo su nulla, anche sul mille proroghe e gli ultimi consigli dei ministri sono state delle battaglie? Io sono assolutamente certa che questa maggioranza abbia, diciamo, le settimane contate. Lo abbiamo visto in questi mesi, non c'è su nulla una visione condivisa e comune, non c'è su nulla la capacità di procedere in modo spedito. Oggi l'Italia ha bisogno di una cosa molto diversa, ha bisogno di un governo con una visione chiara, un governo coeso, un governo che abbia un programma definito, un governo che non debba ogni volta mettersi d'accordo su qualunque cosa, e questo si fa solamente riportando gli italiani alle elezioni, cosa che io credo accadrà massimo nella prossima primavera. Si metteranno d'accordo sull'autostrade secondo lei? Guardi, lo vedremo. Finora hanno sempre trovato, diciamo, un accordo e sono stati sempre compromessi al ribasso. Soprattutto ha ceduto il Movimento 5 Stelle. Quindi vedremo se almeno sulla vicenda di autostrada il Movimento 5 Stelle deciderà di tenere il punto, se anche su questo farà un gioco delle tre carte per poi, diciamo, abbassare la testa al dio poltrona. Ecco, sull'Emilia-Romagna pensa che sarà decisiva per la sorte del governo? Io penso che il governo sia segnato indipendentemente dal risultato dell'Emilia-Romagna, ma in ogni caso il risultato dell'Emilia-Romagna, nel caso in cui vincesse il centrodestra, cosa per la quale stiamo lavorando e nella quale speriamo, chiaramente sarebbe tutto più facile e più veloce. Onorevole, un'altra questione di cui si dovrebbe parlare al vertice di stasera è l'ipotesi di conflitto di interessi di Casaleggio per la vicenda della firma sul disegno di legge, sul piano industriale del ministro Pisano. Che ne pensa lei? Penso che ci siano molte cose da chiarire nella
coinvolgimento di Casaleggio su una serie di questioni. Penso che la questione non sia affatto secondaria, per esempio su tutto quello che riguarda anche i rapporti con la Cina, con il 5G, con Huawei. Penso che insomma ci sia un tema che riguarda anche i pronunciamenti del COPASIR che va assolutamente tenuto in considerazione, perché la sicurezza nazionale di uno Stato sovrano come l'Italia non possono essere assoggettati agli interessi di qualche azienda legata ai ministri del governo. Quindi secondo lei c'è conflitto di interessi? Secondo me c'è da chiarire, ma ci sono diciamo molti elementi che lascerebbero pensare che c'è un conflitto di interessi. Ecco, pensa che sul garante della privacy ci sarà una grossa battaglia, è una partita importante strategicamente? Beh, è una partita di garanzia, anche qui di difesa degli interessi nazionali, di difesa del funzionamento delle nostre istituzioni. Il fatto che la maggioranza abbia tentato di cambiare le carte in tavola con un emendamento presentato alla manovra di bilancio, o che tenti di farlo oggi con un emendamento presentato al mille proroghe su questioni così delicate, beh, chiamano da parte nostra sicuramente una opposizione senza quartiere, ma io credo anche che il Presidente della Repubblica su questo dovrebbe diciamo garantire le prerogative, insomma, no? E quindi penso che il Presidente, senza voler dare io indicazioni al Capo dello Stato, ma insomma penso che ci sarà una particolare attenzione anche da parte del Capo dello Stato su questa materia. Ultima cosa proprio, chi crede che farà cadere questo governo alla fine? Renzi, Di Maio, il PD? Ma guardi, questo governo lo fa cadere la paura di tutti. Il problema che ha l'attuale maggioranza è che tutti devono segnalare la loro diversità dall'altro, perché tutti sono in deficit da consenso, e questo porta a uno stillicidio quotidiano, un logoramento quotidiano che alla fine provocherà la fine di questo governo indipendentemente dalla desiderata dei suoi appartenenti. Volevo chiederle solo qual è il contenuto, perché prima ha parlato delle modalità che non vanno, che non sono andate, qual è il contenuto se dovesse scegliere il peggiore secondo Fratelli d'Italia contenuto in questa manovra? Beh, guardi, questa è una manovra. E la manovra dell'attuale governo è semplicemente una manovra che aumenta le tasse di miliardi e miliardi di euro, che aumenta il deficit di 16 miliardi di euro, gli interessi sul debito per pagare di fatto il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza si è rivelato un assoluto fallimento, non ha aiutato chi non poteva lavorare, ma chi in molti casi chi non voleva lavorare onestamente. È una manovra che non ha niente sugli investimenti e sulla crescita, è una manovra che fa grande fratello fiscale, cioè continua a prendersela con gli imprenditori, che sono gli unici che possono combattere la povertà, perché sono gli unici che possono assumere, piuttosto che aiutarli invece appunto a poter assumere e creare lavoro. È una manovra diametralmente opposta a quella della quale c'era bisogno. Noi ne abbiamo presentata una che invece prevedeva soprattutto libertà di impresa, libertà di crescita, libertà di assumere, perché quello serve in Italia. Grazie.